Buongiorno, sto registrando attorno alle 15 più o meno, quindi poche ore e si concluderà il mercato, fatemi dire finalmente perché non sembro più, poi capisco che sia l'argomento principe, quello che fa discutere, quello che attira di più, però ci stiamo avvicinando addirittura ad una terza giornata di campionato e quindi sarà bello d'ora in avanti occuparci solo ed unicamente delle partite, di quanto accadrà nelle partite, della classifica e insomma di tutto quello che risulta dai 90 minuti più 5-6 di recupero che mediamente vengono concessi in tutte le gare. La questione Sancho è ferma, ragazzi, c'è proprio un problema a questo punto effettivo di soldi, oltre ai quali la Juve non può decisamente andare, l'ingaggio è altissimo, si parla di 20 milioni lordi circa. Onestamente la Juve fa fatica a trovare le risorse per far fronte anche a questa operazione, quindi io credo che, salvo clamorosi colpi di scena da qui alla fine e quindi da qui alle prossime ore, Sancho non sarà un giocatore della Juventus. Ma ribadisco il concetto, secondo me la Juve è a posto così. Sì, sarebbe stato l'ultimo regalo per Thiago Motta, sarebbe stato, alcuni dicono, la ciliegina sulla torta, il pezzo che mancava, non lo so ragazzi, io dico che la Juve sta molto bene così come è messa, insomma direi che di scelte Thiago Motta ne ha diverse a disposizione, secondo me sono buonissimi gli arrivi di Nico Gonzalez, lo stesso con Sensau, non dimentichiamo che in fascia gioca a sinistra questo Mbangula, che mi sembra un ragazzo non solo bravo tecnicamente ma già con la testa giusta, perché penso che non si sia minimamente lasciato andare, se non o quantomeno lasciato andare oltre il lecito. Mettetevi nei panni di un ragazzo così giovane che vive una prima giornata come quella dell'esordio in questa maniera e che nella seconda confeziona l'assist per Savona, quindi si trova ad essere, e procura un rigore, quindi si trova sostanzialmente ad essere protagonista, decisivo, in due partite di campionato, nelle prime due partite di campionato che gioca in Serie A. È ovvio che è un ragazzo un po' debole caratterialmente, se vogliamo, dal punto di vista della gestione delle emozioni, eccetera, può incorrere in un eccesso di esaltazione personale. Credo che non sia il caso di Mbangula e quindi la Juve ha trovato di fatto un nuovo acquisto importante. E in più, ripeto, c'è Nico Gonzalez, c'è Consensao, recupererà UEA, insomma gli esterni in questa squadra sicuramente non mancano. E quindi ci sarà possibilità per Thiago Motta di scegliere adeguatamente a seconda dei tipi di partite, a seconda della situazione clinica dei giocatori, vedete che sono bastate, è bastata un'ora di gioco praticamente per mettere fuori causa Thuram e Ua, ma l'avrete notato che sta succedendo un po' in tutte le squadre, insomma quello che sto dicendo da tempo, attenzione che ci saranno un sacco di infortuni muscolari e si spera pochi crociati rotti, ma dubito, purtroppo si sta verificando, sto parlando a livello generale. Rispondo anche a chi fa notare, ma se viene raffreddore a Vlahovic abbiamo solo Milik. Allora, attenzione, la Juve è vero che ha solo Milik come punta di ruolo, però ribadisco anche questo concetto, il Bologna di Thiago Motta giocava con Zirze là davanti, Zirze non si può dire tutto tranne che sia un centravanti classico, che è quello in cui Thiago Motta sta trasformando sostanzialmente Vlahovic, sgravandolo di compiti di venire a prendersi la palla al centrocampo, eccetera, eccetera, eccetera. La Juve l'anno scorso aveva Vlahovic, aveva Milik e aveva Ken a disposizione, quindi tre attaccanti. Ken non ha mai segnato, sono stati annullati tre gol. Hanno segnato Vlahovic e Milik, sto parlando di punte vere, effettive, di ruolo. Il Bologna, praticamente giocando con Zirze e con il resto della squadra, ha segnato gli stessi gol della Juve dello scorso anno, 54 la scorsa stagione, subendone uno in più, 32 contro 31. Questo significa che nelle idee di Thiago Motta c'è la volontà di non addossare la responsabilità del gol ad un solo giocatore, e stanno parlando le cifre delle prime due giornate, 6 gol realizzati con 5 marcatori diversi,
e quindi dare la possibilità anche nello sviluppo tattico del gioco di mandare in rete più persone che giochino esterne, che siano centrocampisti, che si... cioè l'acquisto di Coop Miners, ragazzi, è emblematico in questo senso. Coop Miners non è un attaccante, no? Lo sapete bene, è però un centrocampista al quale piace inserirsi, sorprendere la difesa avversaria, è un giocatore duttile dalla metà campo in su. E quindi è chiaro che da Coop Miners Thiago Motta, e non solo Thiago Motta, insomma, un po' tutto l'ambiente della Juve, si aspetta qualcosa anche in fase realizzativa. Coop Miners è uno potenzialmente da doppia cifra, se non centrarla, andare a sfiorarla in una stagione. E nel gioco di Thiago Motta è previsto che chi occupa quelle posizioni, ma chiunque, possa andare al tiro. Altra situazione emblematica, quella di Cambiaso, che è un giocatore che sta giocando forse più dentro al campo di quanto non dica il suo ruolo originario, e al quale per esempio Thiago Motta aveva detto, lo ha confessato lo stesso Cambiaso, ti manca la cattiveria per andare a tirare in porta. Questo gliel'aveva detto prima della partita col Como. Cambiaso ha provato contro il Como e ha segnato. Anche da Cambiaso c'è da aspettarsi qualche gol in più rispetto a quelli dell'anno scorso. Io credo che la bravura di questo allenatore sia proprio quella di creare le condizioni per fare in modo che la squadra non dipenda esclusivamente da un marcatore o da due marcatori, ma c'era già riuscita anche la Juve l'anno scorso, che è andata a segno con 11 o 12 giocatori, lo ribadisco, ma che non dipenda esclusivamente da uno o due marcatori, dando la possibilità a tutti di partecipare alla fase offensiva e di andare alla conclusione. Manca ancora perché sono passate due giornate, manca il gol di Ildiz, che nella prima giornata è andato alla conclusione, la seconda, se vado a memoria, direi di no, ma troverà il modo di far segnare anche Ildiz. Cioè, da questo punto di vista, anch'io, lo ammetto, fino a 10 giorni fa lamentavo la mancanza di un sostituto naturale di Vlahovic, o meglio, la presenza di un solo sostituto naturale di Vlahovic, vale a dire Milik. Adesso mi sto rendendo conto, vedendo giocare la squadra, che non c'è tutta questa necessità. Io penso che con il potenziale che ha la Juve rispetto al Bologna dell'anno scorso, che ha compiuto veramente un miracolo con Thiago Motta, la Juve quest'anno andrà a segno più delle 54 volte della passata stagione, a prescindere o meno dal fatto che si debba tenere come punto di riferimento una sola punta. Voi lo vedete anche in tutti i movimenti che fanno là davanti, ma tutti hanno potenzialmente, quelli che partecipano alla fase offensiva, la possibilità negli ultimi 20-30 metri di andare alla conclusione. Fateci caso, si creano delle condizioni tali per cui molti giocatori possono andare a tirare. Poi chiaramente non ogni tiro può essere gol, perché ci sono anche i portieri avversari, ci sono le difese avversarie. Ma questo problema dal punto di vista tattico, così come lo avevo sollevato 10 giorni fa, adesso mi sento totalmente di escluderlo. Poi ovviamente è il campo che darà la sua sentenza, che darà la sua risposta. Fatemi sapere cosa ne pensate anche dal punto di vista tattico, perché è facile dire, beh, no, allora ormai Vlahovic ai Milik, e se si fa male anche Milik, visto che è soggetto a infortuni, chi ha in attacco? Non ci vedo questo grosso problema. Iscrivetevi al canale, ci vediamo naturalmente questa sera.